Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e faccio questo video per ringraziare tutti voi per aver permesso al mio canale di raggiungere e superare i 300 iscritti. Ragazzi, per me questo è un traguardo davvero importantissimo perché comunque so bene di fare un format che su YouTube non avrà mai i milioni, mille iscritti, e 300 iscritti e oltre è davvero un traguardo che non avrei mai pensato di raggiungere, ragazzi. Quindi voglio ringraziare voi vecchi iscritti, i nuovi iscritti, quelli che commentano sempre, quelli che lasciano sempre il mi piace ai miei video, quelli che mi sostengono sempre anche sulla pagina. Quindi grazie davvero di cuore, perché se ho raggiunto questo traguardo è solo grazie a voi. Poi un ringraziamento speciale ovviamente va al grandissimo Daily Mellow, che mi ha fatto vincere il suo contest Zen, permettendomi di arrivare quindi a 300 e oltre, dandomi questa spinta grazie alla vittoria. Quindi lo ringrazio infinitamente e sono molto contento di aver vinto quel contest davvero. Un altro ringraziamento che volevo fare, ci tenevo davvero, va a Yuri e Matteo, che sono stati i creatori della mia immagine che praticamente ora uso dappertutto, l'immagine a cartone della mia faccia, diciamo. Quindi grazie infinite ragazzi, l'ho apprezzata molto. Beh ragazzi, ora andiamo ad affrontare gli argomenti secondari di cui volevo parlare in questo video. Allora, penso che vi starete chiedendo perché io sia vestito così. Ebbene, non sono uscito di testa, ma questo sarà il mio cosplay che porterò a Lucca Comics, perché sarò a Lucca Comics tutti e quattro i giorni. Il cosplay che cos'è? È Jesse Pinkman con la tuta di quando cucina la metanfetamina. Vabbè, a parte questo, volevo dirvi che cercherò di fare dei video a Lucca per magari documentare un po' sulle action figure, ma non solo, anche sui cosplay, eccetera, eccetera. Se riesco, mi piacerebbe farli e pubblicarli nel canale nel mese di novembre, per esempio. Poi l'ultimo argomento di cui volevo parlare riguarda il mio contest famoso, chi non lo conosce metterò il video qui, in cui si vinceva Mewtwo. Allora, mi sono detto, siccome non tutti piacciono i Pokémon, neanche qualcuno di voi mi ha commentato sotto il video del contest, ma non c'è un altro premio, allora ho deciso di mettere in palio una statuetta delle stesse dimensioni di Mewtwo, però di Spider-Man, in metallo, che è anche articolata, non è chissà che, però comunque è un premio per chi non volesse il Pokémon, quindi per incitarlo magari a partecipare al contest ho messo quest'altro piccolo premio, quindi uno può scegliere tra Mewtwo o Spider-Man. E se non va bene nessuna delle due, metto un terzo premio che sarebbe l'amicizia nel box di YouTube, cioè metto il vostro canale tra i preferiti, diciamo, quelli in vista, così magari se volete un po' ampliare il vostro canale, lo so che il mio canale non è molto grande, però magari questo può essere un aiuto. Bene ragazzi, non ho altro da aggiungere, mentre starete vedendo questo video io sarò a Lucca Comics. Quindi scusate se magari non rispondo a commenti o sulla pagina, perché quindi sarò alla fiera ovviamente. Bene, vi ringrazio ulteriormente tutti quanti di cuore davvero, perché non mi aspettavo, lo ripeto, di raggiungere questo traguardo. Ci vediamo alla prossima e collezionate sempre! Ah ragazzi, volevo aggiungere un'ultimissima cosa, io spero vivamente che a Lucca Comics faccia un freddo polare, perché altrimenti io con questa tuta andrò in ipertermia e morirò, quindi non ci sarà più nessun canale di Ara. No ragazzi, veramente non sto scherzando, sto sudando come una bestia solo a stare fermo e a fare questo video.